2 contro 1, appoggio al canestro sbagliato, poi Morassini corregge ma non con la palla della retina, alla fine tiro da sotto sbagliato clamorosamente dagli Stinks, Ferrara serve Jones che va, prova a girarsi in post up, Morassini up and under e poi bellissimo a punto per liberarsi, eseguita magistralmente da Raffa. Morassini canduzzi a schiacciare per il scendo dai blocchi, poi arretra, poi ritorna dentro in post basso da Candussi a lavorare contro Gersetti, 2 punti, recupera però la maniglia, poi scarica nell'angolo per Candussi, ci prova da 3 sulla sirena e May raddoppiato, Candussi da sotto, gancio che va a segno, nel campo anche Valerio Cucci, Morassini cadendo l'indietro, tiro classico di Morassini che si infili. Dovrebbe entrare proprio il play degli Stinks, Candussi ancora una volta, Jones che vorrebbe un attacco al canestro molto più rapido, poi May con l'ultima azione, ora Timperi palleggia il resto, tiro da 2, realizza la grande degli Stinks, scarico per Braulic, si prova da 3, poi nuovamente il pallone da Jones, poi palla per Morassini, fino in fondo Morassini appoggia dentro, per Mantova, Morassini attacca il ferro, va fino in fondo e mette dentro 2 punti. Aumentare i ritmi della partita. Testimone il fatto che quando conto Raffa, poi Jones ancora da 3 punti, sempre quanto non riesce ad avere ancora quella cattiveria difensiva di Verona tra le altre. Jones, Ferrara, appoggio, Morassini rischia la palla persa con Jones che va fino in fondo, appoggia al ferro, vado su Anthony Raffa, Candussi per la bomba, Francesco che recupera in qualche modo il pallone, cambia lato, va da Nicola May, prima 8 secondi alla fine, Mantova la può chiudere o quasi, ad esempio all'ultima gara casalinga con Imola, Jones da sotto la mette, era la Coppa Italia, 10 secondi, Morassini contro Scanzi, ancora Morassini, 4 secondi, penetrazione, Morassini deve velocizzare l'operazione, ci prova lui, ancora Morassini, all'overtime non si va, Morassini la decide così, 64-61, chiamiamola d'ora in poi, non zona Cesarini ma zona dinamica generale Mantova. È giusto così perché credo che Morassini sia stato...